100 caffè di carta, Paolo Farina, questo nuovo cimento letterario. In realtà che caffè sono? Amari, dolci, corretti? Come ha detto il mio amico fratello Sabino Zinni, che ho coinvolto nella prefazione di questo libro, Sano di Vita. Sono caffè che hanno attraversato un tempo particolare della nostra storia, della nostra esistenza. Era una riflessione settimanale, il tempo di bere un caffè insieme con i lettori, e ogni volta c'era una goccia di esistenza da assaporare. E come si sa, l'esistenza a volte amara, a volte è dolce. Torniamo a fare cultura negli spazi dedicati alla cultura. Siamo nella Biblioteca Diocesana che ospita questo evento, appunto la presentazione del libro. Necessarissimo ritornare e stare in questi luoghi, abitarli pienamente, ma soprattutto viverli con l'esperienza. Quindi questo pomeriggio siamo incontrati con i piccoli, hanno fatto esperienza di lettura, hanno poi tradotto tutta questa esperienza di lettura in opere d'arte. Le loro insegnanti li hanno aiutato in questa bellissima, ecco, esperienza, e quindi questo incontro sa del profumo di caffè. Porteranno a casa questo, lo racconteranno e soprattutto anche saranno, lo racconteranno, ma chi arriverà porterà a casa questo profumo, anche adesso che continueremo questa esperienza. Dicevamo, Sindaca, è un momento importante in questo contenitore culturale votato appunto alla cultura. Biblioteca comunale che vogliamo diventi sempre più un luogo di socializzazione e un luogo di cultura veramente a tutto tondo. Quindi già diverse in questi 16 mesi, 17 mesi sono state le esperienze, nonostante il Covid, che abbiamo fatto con tante fasce di ragazzi della nostra città, impegnati non solo in ambito scolastico ma anche in ambito sportivo. Abbiamo fatto qui, abbiamo ospitato il torneo di scacchi, e stiamo lavorando su una progettualità che preveda l'interrelazione tra la biblioteca e la piazza come spazi aperti, dove i nostri ragazzi possano anche trascorrere delle ore a prescindere dall'utilizzo specifico della lettura di un libro che pure in questo luogo viene offerta. Ecco, torniamo al libro e torniamo a parlare di 100 caffè di carta, una prefazione di cuore per l'amico Paolo. Solo di cuore, perché non avevo titoli per farla, l'ho fatta soltanto perché me l'ha chiesto e quindi mi sono cimentato con questa lettura, ma poi mi sono, come ho scritto nella prefazione, perso e ritrovato in questa lettura che è bellissima, che consiglio, perché è fatta davvero con tutto quello che serve per scrivere un libro, cioè con passione, con dedizione, con emozione, con sentimenti e soprattutto con tanto, tanto cuore pensante, quella espressione bellissima che si trova nel diario di Ethel Lessum, che a me piace tanto, perché si pensa col cuore, non si pensa con la mente, e ora più che mai è necessario pensare col cuore. E quindi questi caffè. C'è il dolce amaro della vita. Mi piace pensare anche a questa presentazione nel duplice coinvolgimento della scuola e delle associazioni di volontariato. Ti ringrazio per questa domanda. In realtà l'idea è stata del Vulcano Creativo, che è l'assessore alla bellezza, Daniela Di Bari, onore al merito. Però non avrebbe potuto farmi una proposta più bella, perché scrivere è un atto di presunzione. Chi scrive in qualche maniera ritiene di poter essere utile in qualche modo al bene comune, alla società. La scuola è per vocazione deputata al bene pubblico, al bene comune, e il volontariato, in questo caso il commercio ecosolidale, la cooperativa Più da Mondo e il ristorante sociale La Teranga, fanno esattamente la stessa cosa. Quindi sono tre modi: la scrittura, la scuola pubblica e il mondo del volontariato, per cercare di portare e dare una parola di luce invece che di buio al nostro tempo.